Bentrovati, siamo nel museo del monastero Santa Chiara qui a Venafro. Alle mie spalle l'orgoglio dei venafrani, la Venere di Venafro, che è stata ritrovata negli anni 50 casualmente durante dei lavori edili. Questo luogo magico ha ospitato nei giorni scorsi un interessante convegno, Monasteri, Conventi ed Eremi di Venafro. Relatori di prim'ordine, il professore Mario Giannini e Mary Meloni, una molisana doc che si è fatto strada, pur indossando l'abito francescano da suora, è stata la prima donna a ricoprire un importante ruolo, magnifico rettore dell'Università Antonianum di Roma. All'invito di Tito Atella, venafrano doc, giornalista di lungo corso, coscienza critica della città, fondatore ed anima dell'associazione I Venafrani per Venafro, era impossibile fare orecchie da mercante, non solo per la signorilità, la correttezza e l'innata cortesia del mittente, quanto per il tema del convegno, stuzzicante e di notevole contenuto storico, culturale e sociale. Monasteri, conventi ed eremi di Venafro. Se poi i relatori sono Mario Giannini, un docente che a Venafro ha lasciato il segno, e Suor Mary Melone, alunna di Giannini ieri, oggi magnifico rettore, prima donna, alla Pontificia Università Antonianum di Roma, esserci per noi era quasi un obbligo. Con l'operatore Antonio Di Perna raggiungiamo il Museo Santa Chiara, un vero gioiello che custodisce un immenso patrimonio storico-culturale con in bella evidenza San Vincenzo a Volturno, i Benedettini ed il loro passato, mentre lo stesso professor Giannini e le guide del museo accompagnano Suor Mary letteralmente estasiata durante il tour tra le meraviglie custodite a Santa Chiara.